Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Solorzanero e siamo tornati con un nuovissimo episodio della Master League con il Palermo. In questo episodio andremo a affrontare quattro partite, faremo quattro partite, la prima con la Regina, la seconda con il Cittadella, la terza con il Crotone, la quarta è da scoprire. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con due vittorie, una contro il Venezia e una contro il Monza, che ci hanno dato appunto segnali di ripresa. Detto questo, noi ci vediamo in campo contro la Regina. Sta per cominciare la partita tra Regina e Palermo, stadio tutto esaurito. È cominciata dunque Regina contro Palermo. Quampe, Alcalà, Adai. Ragazzi, io ho pubblicato prima di questo video il video della replica della finale di Coppa Italia. Palla fuori, andate a vedere, vi lascio il video in alto a sinistra nelle schede. In alto a destra, scusate. Stuani, palla per lui. Rolando, c'è ancora Stuani. Il tiro in porta! Fuori di pochissimo. La Regina ancora vicino al vantaggio. Però fin qui partita equilibrata perché hanno avuto tutti e due possesso palla quasi superiore di poco da parte della regina. Invece per quanto riguarda le occasioni, tutte e due hanno fatto due occasioni, non ne hanno fatte. Eccolo qua Silipo. Silipo? Silipo? Moreo? In rigore Moreo! Palo! Il palo di Moreo al 43esimo minuto, il Palermo vicino al vantaggio contro la Regina. Una bella azione. Moreo poteva segnare, invece ha preso il palo. Non era facile segnare da là, perché era col corpo all'indietro in torsione, quindi era un po' difficile. De Rose. Alcalà. Alex Gallar. Finisce il primo tempo e noi ci vediamo direttamente nel secondo. È cominciato il secondo tempo di Regina contro Palermo. Ricciardo possesso palla, palla per Vaccaro. C'è Floriano, palla infatti per lui. Floriano, c'è Ricciardo. C'è anche Moreo. L'ha visto Floriano. Palla per Moreo, scivolata. La recupera Moreo. Un grande rigore. E che gol di Moreo. E che gol di Moreo, ragazzi. Al 50esimo minuto, Stefano Moreo porta in vantaggio il Palermo. Con un gol rocambolesco, però. Un'azione bellissima di Floriano. Un passaggio bellissimo di Floriano. Che ha trovato Moreo appunto il passaggio di sinistro. Moreo di scivolata stava per recuperare, poi l'ha recuperata. Ha fatto un tunnel, è un gol rocambolesco, ma che serve perché porta in vantaggio il Palermo in una sfida difficilissima. Si deve rimanere con i nervi saldi adesso. La recupera ancora il Palermo. De Rose. Azione personale, De Rose. Palla dentro. Ciadai. Stuani. Stuani perde il pallone. Fiordilino a sua volta lo perde anche. De Rose. Adai, Adai, in area di rigore. Fuori di pochissimo. La Regina vicinissima al pareggio. Qui Stuani invece di fare il passaggio col tacco poteva passarla dietro che c'era Adai appunto solo. Non facciamoci sorprendere all'ultimo. Calcio di punizione per la Regina in una zona difficile. Attenzione. Calcio in porta! Che gol, incredibile. Ma segnano tutti di punizione. Io non capisco perché. Alex Grannallo, guardate, ma come fa Pelagotti qui a non prenderla? Vabbè. Dunque, 1-1, Regina 1, Palermo 1. Moreo, 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 ancora Moreo. Moreo perde palla. La recupera il Palermo. Moreo finisce qui 1-1, una sfida combattutissima tra Regina e Palermo. Noi ci vediamo alla prossima partita contro il Cittadella. Sta per cominciare al Renzo Barbera la sfida tra Palermo e Cittadella. Il Palermo deve provare a vincere perché così si leva meno punti con la zona playoff. Rizzo Pinna, Fiordilino, Silipo. Palla per Moreo, Moreo, Silipo ancora. Ancora Moreo. La gioca a Rizzo Pinna. Perde palla Rizzo Pinna. Fa ripartire il Cittadella. Batte proprio lui. Sul primo palo dove c'è Ricciardo. Ricciardo da dietro. Poi c'è Moreo. D'Urso. Vita. Mergiulo finisce il primo tempo 0-0. Ci vediamo nel secondo.
Palla in favore del Cittadella. È cominciato il secondo tempo di Palermo-Cittadella. Entra Diov, una punta fresca al posto di Panico. Ecco Diov appena entrato. Stava subito per trovare il gol del vantaggio Diov, però grandissimo intervento di Crivello che la mette in corner. Batte Benedetti. Il cross sul primo palo. Pelagotti. Attenzione, Branca. Dietro c'è Silipo, Moreo, può ripartire il Palermo, Moreo. Dova, c'è Silipo, però palla dentro per Ricciardo, Ricciardo non riesce a prendere il pallone, Rizzo pinna, c'è Floriano, palla infatti per lui, Floriano, ancora lui, Floriano. Rizzo pinna. Lucca! Fuori! Brutto tiro di Lucca. Cosa fare di meglio? 89esimo minuto. Ancora 0-0. Un altro pareggio. Praticamente ci stiamo portando a casa, probabilmente. Sostituzione per il Cittadella. Esce D'Urso. Entra Adinsel. Verticone. Avanti per Diob. Accardi colpisce di testa. C'è un'ultima occasione, no? Perché Fiordino non riesce a recuperare. C'è un'ultima occasione, sì, per il Cittadella, però. Attenzione, e finisce qui 0-0 tra Palermo e Cittadella. Noi ci vediamo alla prossima partita. Alessio uscita contro il Crotone. Sta per cominciare Alessio uscita di Crotone. La sfida tra Palermo, tra Crotone e Palermo. La seconda sfida in Calabria, dopo quella contro il Regina, la Regina. È cominciata Crotone-Palermo. La prossima partita sarà contro un'altra calabrese, ovvero la Cosenza. Mazzotta, il palermitano Doc Crivello, un altro palermitano. Palla per Fiordilino, poi Rizzo pinna. Moreo. C'è Silipo. Sono scordato di mettere Lucca, ragazzi, incredibile. Moreo. Silipo. Silipo. Ricciardo. Col tacco! E meno male che mi sono scordato di mettere Lucca. Ricciardo col tacco la mette dentro. Finalmente si sblocca. Ricciardo, il bomber messinese. Finalmente Ricciardo, ottima azione, ottimo scambio tra Moreo e Silipo. Poi Ricciardo col tacco non ha sbagliato. E dunque ci porta in vantaggio al nono minuto, Palermo 1, Crotone 0, Palermo 1. Golemic, attenzione, rischia qui il Crotone. Barberis. Sfida molto difficile questa qua in Calabria. Mazzotta. Finisce il primo tempo di Crotone-Palermo. Palermo in vantaggio al nono minuto con Ricciardo. Ci vediamo direttamente nel secondo. Cominciato il secondo tempo di Crotone-Palermo, sfida molto difficile, bisogna mantenere questo risultato oppure allargarlo. Attenzione, Silipo, fuori, peccato, poteva essere un bellissimo gol, una bella azione, peccato, potevamo raddoppiare quindi mettere... Poteva aspettare. Finisce! Finalmente una vittoria! Finalmente una vittoria con il gol di Ricciardo, che si sblocca definitivamente, forse. Dunque, una vittoria importantissima. Alessio uscita di Crotone in Calabria, una sfida difficilissima. E ora ci attende al Barbera un'altra calabrese, ovvero il Cosenza. Ci vediamo direttamente lì. Sta per cominciare al Renzo Barbera la sfida di oggi. La quarta sfida di oggi. Palermo contro il Cosenza. Questa è la penultima partita di oggi. È cominciata Palermo-Cosenza. Il Palermo viene da una bellissima vittoria in trasferta direttamente dal campo del Crotone, Lazio uscita, col gol di Ricciardo che forse si è sbloccato definitivamente. Baez del Cosenza. Finisce il primo tempo di Palermo-Cosenza 0-0. Ci vorrebbe un bel gol di Ricciardo per sbloccare il match. Il risultato qui inchiodato sullo 0-0. Vaccaro. Floriano, Rizzo Pinna, c'è Moreo, finalmente è arrivato anche il gol di Moreo, che sblocca il match, Stefano Moreo, fa esultare i tifosi del Barbera, finalmente lui al 50esimo minuto, il vantaggio del Palermo con Stefano Moreo, bellissima azione del Palermo, coronata da un bellissimo gol di Moreo, che ha messo a tacere tutte le critiche. E l'ha messa dentro 1-0. Moreo, ricordiamolo, non è un grandissimo goleador, però dà fa
forza la squadra e contribuisce in molte azioni. A Cardi con Brucini. Non è fallo secondo l'arbitro. Carretta. Sciaudone. Allora dentro, appena entrato c'è Paia, mi sembra, come si chiama? Moreo. Vede Ricciardo ma non lo serve. Moreo. Floriano. Ricciardo. Silipo. Per Moreo. Fermato. Però Moreo la recupera. E la mette in mezzo per... Peccato. Attenzione, Anibal Capela, Cone, la recupera il Palermo con Ricciardo, di tacco per Floriano, Rizzo Pinna, Moreo sbaglia, peccato, Rizzo Pinna di testa, Lucca, c'è Moreo, perde palla, finisce, vinciamo anche questa, seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro il Crotone, Palermo vince anche contro il Cosenza. E noi ci vediamo alla prossima partita, che è l'ultima di oggi contro il Benevento al Ciro Vigorito. Ragazzi, prima di andare nel match volevo provare la formazione perché ho fatto due cambi, ovvero ho fatto entrare Lucca e ho fatto entrare Picarotta, che in questa stagione non ha giocato, per vedere come cambia il match. E ci vediamo in campo. Sta per cominciare al Ciro Vigorito di Benevento. Benevento contro Palermo. La quinta sfida di oggi è l'ultima appunto di oggi. È cominciata Benevento contro Palermo. Caldirò, il Palermo viene da ben due vittorie consecutive e speriamo di fare la terza, vediamo se ci porta fortuna. Lucca allarga per Figarrotta. Figarrotta. Primo match di questa stagione, palla subito per Lucca. Che calcio in porta? Fuori di pochissimo. Subito Lucca e Figarrotta hanno avuto subito un certo feeling. I due nuovi entrati. Lucca recupera il pallone. Lucca però non lo recupera bene. Lucca. La mette dentro per Moreo. C'è Floriano! Che tiro di merda. 9 minuti di gioco, il Palermo ha fatto una bella azione però. Floriano non doveva tirare così. Crivello. Lucca! Rizzo Pinna. Palla per ancora per Rizzo Pinna! Il Palermo è in vantaggio! Al 25 minuto, il gol di Rizzo Pinna! Finalmente segna anche lui. Andrea Rizzo Pinna. Il vantaggio del Palermo al 25 minuto. Assist di Lucca, mi sembra. Vediamo se è assist di Lucca. Sì, è assist di Lucca e gol di Rizzo Pinna. Il portiere non poteva mai arrivare. E dunque il Palermo è in vantaggio dopo svariati tentativi. Finalmente è arrivato il gol. Caldirola. Dunque Lucca fa subito un assist. Figarrotta. Figarrotta, Moreo, Figarrotta, ancora il portiere del Benevento che si salva, sta facendo un sacco di conclusioni. Figarrotta ha riacceso, diciamo, l'animo di squadra. Floriano, Rizzo Pinna arriva, c'è Vaccaro, ancora Rizzo Pinna, ancora poi Figarrotta, fuori di poco. Ci ha provato ancora il 14 palermitano. Ma niente da fare. Manfredoni. Stavolta la dà lunga. Perché ha capito che rischia. Attenzione in prota. Crivello non si fa trovare impreparato. C'è un'ultima occasione per il Palermo con Moreo. Figarrotta. 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 Si ferma. Poi sbaglia. Non è finita però. Finisce anzi, il primo tempo. 0. Benevento 0, Palermo 1. Ci diamo al secondo. Cominciamo il secondo tempo. Il Palermo ha letteralmente dominato questa partita nel primo tempo. Vedremo come finirà il secondo. Come inizierà e come finirà. Moreo. Floriano. Vaccaro. Il cross per Moreo di testa! Che gol di Moreo! Al 50° minuto. Il gol di Moreo. 2-0 per il Palermo che raddoppia dunque. Benevento 0, Palermo 2. Quindi fa bene Figarrotta cambiare Figarrotta. D'ora in poi giocherò così perché Silipo non mi sta convincendo completamente. Ottimo cross di Vaccaro. E gol di Moreo che la mette in porta di testa. Bene i giocatori. Moreo.
C'è Luca. Luca. Andai di rigore. Luca. Che parata, che parata. Un minuto di recupero. Rizzo pinna. Luca per Floriano. 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 C'è dentro Moreo. Luca. Luca. È finalmente arrivato all'ultimo secondo. Il gol di Luca. L'abbiamo voluto. È il Palermo. I giocatori del Palermo. I tifosi festeggiano. 0-3. 0-3 a Benevento. E abbiamo ritrovato lo spirito di squadra. D'ora in poi metterò questa formazione sempre. Abbiamo ritrovato la squadra gira adesso. La squadra gira. E dunque, Benevento 0, Palermo 3. Gol bellissimo di Luca. Azione fantastica, anzi. Con Floriano che si fa tutta la fascia. Moreo l'ha passata a Luca, che non ha sbagliato da lì. Abbiamo scoperto un fenomeno. Lorenzo Luca. E questo è il titolo della copertina e del video. Ormai è finita. È finita, ragazzi. Benevento 0, Palermo 3. E dopo questa partita ci possiamo anche salutare. Prima guardiamo la classifica per vedere dove siamo arrivati con queste 5 partite. 3 vittorie e 2 pareggi. 0 sconfitte abbiamo fatto, però. 0 sconfitte. Abbiamo fatto. Questo è un dato positivo. Vediamo che cosa. Dove siamo arrivati. Vediamo cosa ha fatto la Regina contro il Catania. Ha vinto 3-0. Siamo settimi. Siamo a 20. Quindi dovremmo essere quarti. Stiamo recuperando piano piano. Dopo questo, dopo aver visto la classifica. Possiamo chiudere il video qui, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, fate quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Bye.